2023 si è chiuso in consiglio regionale con l'aumento parziale dell'IRPEF per fare fronte alle mancate risorse in sanità, ma con un impegno, dice il governatore Giani, incasseremo il payback farmaceutico, quei soldi ci spettano, e riabbasseremo le aliquote oggi alzate. E siccome è un credito che noi vantiamo, arrivi anche il payback e il prossimo anno si possa arrivare a rivedere queste aliquote e a diminuirle. La sanità pubblica e il lavoro, dice il capogruppo del PD, sono gli obiettivi del 2024. Vorrei augurare a tutti i toscani e a tutte le toscane salute e lavoro. Ecco che noi stiamo facendo scelte per cercare di tutelare la sanità pubblica e stiamo cercando di fare delle scelte con questo bilancio che prevedono tanti investimenti per quanto riguarda la difesa del suolo, che contiene risorse per quanto riguarda le famiglie e i territori che hanno subito l'alluvione, che aumenta le risorse per i giovani, che aumenta le risorse per il sociale, quindi un bilancio che vuol tutelare le fasce più deboli. Di lavoro parla anche il capogruppo di Fratelli d'Italia. I provvedimenti presi dal governo, ad iniziare dall'abolizione delle misure assistenzialistiche, leggi reddito di cittadinanza, vanno nella giusta direzione. Io mi auguro, ma non ho dubbi di questo, perché per fortuna i segnali stanno arrivando, sia l'anno del lavoro e dei giovani, l'anno in cui il Paese riparte appieno con l'occupazione. Sarebbe un sogno di tutti, pensare che i nostri ragazzi, le nostre ragazze, i nostri neodiplomati, i nostri neolaureati possano tornare a sognare una carriera dignitosa e florida nel proprio paese senza dover pensare a dove andare oltre confini per affermarsi e per avere una carriera dignitosa. Nello scorso anno, l'aver iniziato a cancellare quei dispositivi assistenzialisti che a niente servivano se non a sperperare soldi e essere tornati a investire in politiche attive per il lavoro, ci fa ben sperare. A livello locale però il centrodestra guarda con particolare attenzione agli appuntamenti elettorali. Sicuramente uno degli obiettivi più importanti è quello di aumentare i capoluoghi in Toscana, quindi la vittoria di Firenze, la vittoria di Livorno e la vittoria di Prato, perché questo progetto è un progetto di centrodestra unito, un progetto serio e soprattutto è un progetto che ci fa sognare, sperare in funzione di Toscana 2025, che è il grande obiettivo che come centrodestra ci siamo dati nei prossimi 2 anni, tutto parte dalle amministrative. E poi l'obiettivo personale, diciamo, del gruppo Lega a livello regionale è sicuramente quello di una riforma sanitaria, e siamo stanchi di ricevere quotidianamente segnalazioni da cittadini che devono attendere 7, 8 mesi, 10 mesi, un anno per poter fare una visita, 2 anni per poter fare un intervento, oppure doversi recare al privato e magari togliere quei soldi nel salvadanaio delle famiglie della Toscana per poter fare una visita, un controllo, perché la salute deve essere al centro della politica, della buona amministrazione. Dal nostro punto di vista, dice il Movimento 5 Stelle, proseguiremo in consiglio con l'opera di controllo. Ci vorrebbe però più collaborazione tra le forze politiche. Da parte nostra ci sono state anche delle proposte e io preannuncio già che presenterò una nuova proposta per la ripubblicizzazione dell'acqua, sarà la terza. Questa volta voglio vedere di eliminare qualsiasi appiglio per la maggioranza per poterla anche solo portare in discussione, perché le mie proposte di legge non sono mai arrivate in aula e questo la dice lunga sulla clima di collaborazione e di reciproco rispetto fra forze politiche. Questo la dice lunga. Per quanto riguarda l'attività di controllo, noi non facciamo altro da 4 anni, quindi sicuramente continueremo a farlo al nostro meglio. Ci sono milioni e milioni di danni, ci sono aziende completamente distrutte.
stasera siamo qua per ricordare, perché oggi si dimentica tutto con estrema facilità. Da Piero Pelù a Fiorella Mannoia, da Marco Masini a Gianni Morandi, ancora Ginevra Di Marco, Irene Grandi, Banda Bardot, Paolo Iannacci e Peppe Voltarelli sono alcuni degli artisti che hanno risposto all'appello di Stefano Massini, Toscana and Friends, serata per raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate dello scorso novembre, e alla Tuscany Hall i biglietti sono andati esauriti. C'è una grande partecipazione e questo ci dà tanta gioia e la felicità di ritrovarci poi. Sentirsi anche utile in qualche modo ci fa stare meglio, almeno a me fa stare meglio. Poi l'invito di Stefano non potevo mancare, perché ci ha trasmesso questa voglia di non dimenticare e di ricordarci quello che è successo. Una serata, dice Massini, testimone oculare dell'alluvione, dell'orgoglio toscano, ma particolare, non quello della cartolina. Perché i danni qua ci sono stati e non possono essere dimenticati soltanto perché qua non c'è Piazza del Campo, non c'è il Palazzo Vecchio e non c'è Piazza della Signoria, non c'è la Torre di Pisa, ma comunque sia le persone ci sono e i danni li hanno avuti lo stesso. A me ha colpito tanto l'immagine di tutta quella quantità immane di quaderni di scuola, di libri, di album, di fotografie buttati per strada, portati via dai fiumi, la memoria della gente. Ed è anche la serata dell'appello al governo perché rispetti i tempi e le promesse sui risarcimenti. È sempre importante per onestà fra esseri umani che i patti vengano mantenuti. Fare in modo che non si dimentichi. La regione, dice intervenendo il governatore, ha messo 25 milioni per le famiglie e 50 per le imprese. È una goccia a fronte dei miliardi di danni. Aspettiamo fiduciosi dal governo. Ovunque quello che abbiamo chiesto è quello che voi state facendo stasera. Alzate la voce perché per poter ottenere almeno quello che consente di ripartire e poi a poco i ristori. Abbiamo calcolato 2 miliardi e 100 milioni di danni. In apertura di serata è stato presentato in anteprima il documentario Casca il cielo, finanziato dal Consiglio regionale e realizzato dai registi Roan Johnson e Lorenzo Garzella. Noi abbiamo accolto subito l'invito di Stefano Massini, di Piero Pelù, di Fiorella Mannoia. Abbiamo deciso di fare la nostra parte, di mettere alcune risorse che erano destinate ad un evento della Festa della Toscana, perché oggi questa è un po' un modo in cui noi vogliamo dare un piccolo contributo per tutte quelle donne, quegli uomini che hanno perso tutto. Serve l'impegno di tutte le istituzioni. Oggi noi saremo qui per dire che continueremo a non voltarci all'altra parte, a fare la nostra parte, come abbiamo provato a fare già con il bilancio di quest'anno. Serve un lavoro collettivo. A me piacerebbe tra qualche tempo poter ritornare nei luoghi più colpiti e tornare a vedere il sorriso delle tante persone che oggi ci scrivono molto preoccupate, alcune anche molto arrabbiate, perché giustamente quando si perde la casa, si perde la propria vita, si ha bisogno di tutti. Allora, sapere che stasera 1500 persone qui vengono a dare il proprio contributo, sapere che ci sono artisti di livello nazionale che hanno deciso gratuitamente di essere qui insieme a noi, mi fa dire che la Toscana c'è, quel cuore grande che batte forte in Toscana continua ad esserci, e speriamo davvero che sia una bella serata e non abbassiamo mai l'attenzione, perché ci sono tante donne e tanti uomini che hanno perso tutto. I tendaggi, tutto quello che avevo, divani, letto, libri, le fotografie, l'abbigliamento, i ricordi dei genitori, personali, è sparito tutto in una notte. Io sono sempre stato tanto orgoglioso di essere toscano e quindi è un premio che fa tanto piacere. Mi sento di aver comunque portato la mia toscanità sempre in giro con me in tutto il mondo. Il gonfalone d'argento del Consiglio regionale della Toscana, Giorgio Chiellini, il difensore che lo scorso 12 dicembre ha annunciato l'addio al calcio giocato. Da Livorno al tetto del mondo, col mio essere toscano, dice Chiellini. Siamo diretti, siamo veri, siamo tosti, e questo credo che sia una cosa che ci viene riconosciuta sicuramente in tutta Italia. E ricorda una particolarità nello spogliatoio della Juventus con Massimiliano Allegri. Era uno dei pochi che capiva le sue battute, perché faceva sempre mille aneddoti come con livornesi, modi di dire, parole che si usano solo qua.
A consegnare il riconoscimento il presidente del Consiglio regionale della Toscana a uno, dice Mazzeo, dei più forti difensori, ma non solo. E allora alla fine di questa grande carriera, è stato uno dei più grandi difensori del mondo negli ultimi 30 anni, abbiamo deciso di dargli il massimo riconoscimento non solo per le sue capacità sportive come atleta, ma anche e soprattutto come uomo, come esempio e modello verso tante ragazze e tanti ragazzi toscani. Si può cadere, ci si può rialzare, si può perdere, si può vincere, ma si deve stare nello sport come luogo di relazione. La cerimonia a Palazzo Civico, a Livorno, città natale di Chiellini, un legame, sottolinea il sindaco, mai interrotto. Perché Giorgio poi è cresciuto qua, è cresciuto nel Livorno 9, ha giocato nel Livorno contribuendo a una scalata ai vertici del calcio italiano, poi ha fatto la sua luminosa carriera ricordando sempre la sua città, tornando sempre qui e facendo anche tante cose belle per realtà della... Sei giornalisti di pace, così li definisce Marco Meacci, presidente regionale delle Corecom, il comitato delle comunicazioni, nel consegnare il premio Comunicatori Toscani 2023. Alfredo Bosco, Lucia Goracci, Gianmarco Sicuro, Gabriella Simoni, Elena Testi e Fabio Tonacci, giornalisti toscani inviati in zone di guerra. Dare un riconoscimento agli inviati di guerra, ma perché per noi sono anche una sorta di inviati di pace, perché raccontando la drammaticità, le stragi, la sofferenza, il dolore di queste guerre così atroci, ci mandano anche un messaggio generale che da queste guerre bisogna uscire, da questi conflitti bisogna uscire attraverso la documentazione, come fanno loro, giorno per giorno, dei fatti. E come ha detto anche proprio Papa Francesco recentemente, c'è un tema proprio di dare comunicazione a partire dai fatti, dalla verità dei fatti. La cerimonia di conferimento del riconoscimento si è svolta presso la Sala degli Affreschi di Palazzo del Pegaso. Etica, la voglia di andare a vedere davvero, di non cedere ai personalismi, di essere testimoni e non protagonisti, di non scambiare soprattutto chi fa televisione lo schermo per una platea dove far vedere chi si è, quanto si è coraggiosi, quanto si è rischiato. Ricordarsi sempre che noi siamo delle persone che passiamo in una guerra, che abbiamo il dovere morale di raccontare quello che succede per chi non ha scelta e per chi da lì non può muoversi. Pensi a raccontare più possibilmente in maniera più vicina a quello che sta accadendo e la verità di quello che incontri, dei volti che vedi. E purtroppo è un mestiere molto difficile che si scontra anche con situazioni che non è sempre possibile raccontare, quel che dicono sempre tutti, anche colleghi molto più esperti di me, che quello che muore in guerra è sempre la verità come prima cosa. Ecco, il nostro compito è cercare invece questa verità, andare sui luoghi e andare anche dove è molto difficile arrivare. La maggiore difficoltà nei teatri di guerra è distinguere notizie vere e false. Perché è sempre in funzione H24 la propaganda di entrambi i lati, di entrambi le parti in conflitto, quindi diventa davvero complicato poi stabilire con esattezza quello che succede, perché questa è una costante in ogni guerra. Le due parti in causa tendono o a minimizzare o a esagerare, quindi per noi è complicato capire dove sta la verità. L'unica cosa che puoi fare è tornare proprio alle basi del mestiere, andare, vedere, cominciare a chiedere, a parlare con le persone. Tante volte però non riesci, perché ad esempio in questa guerra, nell'ultimo, nel conflitto israelo-palestinese, in questo caso la striscia di Gaza non è accessibile a chi è giornalista internazionale e sta in Israele, e quindi lì diventa tutto molto complicato. In collegamento video anche il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il toscano Carlo Bartoli, che ha sottolineato la fase non facile che sta vivendo la professione giornalistica e il valore alto di chi si dedica alle inchieste sul campo rischiando la propria vita. Ruolo fondamentale, dice anche il presidente del Consiglio regionale. Svolgono un lavoro
unico, riescono a raccontarci quanto accade in territori lontano da noi, in cui la violenza sta nella vita di ogni giorno. Attraverso le loro parole riescono a costruire spazi di verità che noi dobbiamo saper cogliere. Nel corso dell'iniziativa è premiato anche il vincitore del bando per la miglior tesi di laurea magistrale in comunicazione, andata a Damiano Kerma dell'Università di Firenze. La mia tesi prova a portare uno sguardo interdisciplinare su quella pratica di appropriazione della musica da parte degli attori politici che è diventata una tradizione nel corso degli anni. Quindi quell'uso in campagna elettorale di elementi della cultura pop, in particolare della musica, della popular music, da parte di attori politici per riposizionarsi, per darsi, oltre che un volto, una colonna sonora per il pubblico. L'emozione per me è ciò che è la benzina della vita, quindi è ciò che ci caratterizza e che ci rende umani. Cioè, una vita senza emozione sarebbe una cosa, secondo me, terrificante. E l'opera d'arte è qualcosa che mi aiuta ad esprimerla. Il colore delle emozioni è la mostra inaugurata presso lo spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi di Palazzo del Pegaso, ad esporre l'artista Elena Bindi. Io non ho per scelta mai seguito un filone pittorico, accademico, figurativo, proprio perché preferisco rappresentare ciò che suggestiona, che evoca. Diciamo, l'opera d'arte è un po' un contenitore in cui viene proiettato un vissuto emotivo, questo almeno è il mio percorso soggettivo, non ho la presunzione di dare degli assoluti, però per me è fondamentale il processo che ti tira fuori una carica emotiva che viene poi trasferita sulla tela o sulla tavola a seconda del supporto che uso. Le emozioni che mutano così pure lo stile pittorico. Questa, secondo la curatrice Ilaria Muscas, la chiave di lettura della mostra. Con il filo conduttore di tutta la mostra sono le emozioni e che, essendo mutevoli, cambiando di volta in volta, allo stesso modo la pittura di Elena si adatta a questa mutevolezza, scegliendo ogni volta la forma espressiva migliore per poter raccontare le sue sensazioni. A taglio del nastro anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. La mostra resterà aperta sino al prossimo 20 gennaio. Sono davvero felice di poter ospitare qui le opere di Elena Bindi. Sono felice di inaugurare la prima mostra dell'anno in questo spazio che noi abbiamo messo a disposizione delle cittadine e dei cittadini toscani, che attraverso la loro arte riescono a farci emozionare. Entrando nella sala, guardando le opere, i colori, il tratto, la manualità, ho rivisto la capacità di sapermi emozionare, di saper arrivare dritto al cuore. E in queste opere ci sta una donna che ha girato il mondo, ma che ha deciso di rappresentare l'identità della nostra terra. Ecco, questa è la bellezza di una mostra che invito le cittadine e i cittadini di Firenze e della Toscana a venire a visitare.